Se proprio dovessi scegliere, Foxy, sceglieresti inverno o estate? Eh? Io, Crazy, scelgo l'estate con gli ombrelloni. No, sai cosa ti dico? È una cosa molto strana, ma ti devo dire che io preferisco l'inverno. Ma sei un pazzo, Crazy! Ma per un semplice fatto, non perché non mi piace la piscina o il mare, ma per un semplice motivo. Qual è questo semplice motivo? Che è impossibile resistere al caldo! È impossibile! Io ce la faccio. Preferisco il freddo. Va bene. Allora ci vediamo. Vediamo dopo, okay. E che vinca il migliore. Ciao amico. Ragazzi, l'inverno mi farà vincere. È ovvio che mi farà... Foxy, già sei morto, complimenti. Ho sbagliato a scenario, scusa. Sì, complimenti, eh. Non è che era così difficile. Vabbè. Comunque, perché c'è una gallina qua? Ok, va bene. Allora, vediamo cosa c'è qua d'inverno. Aprire. Io ho un parkour. Inserire leva, intanto con la neve. A differenza del tuo pavimento bianco. Vabbè, allora, okay. Comunque, qua ci sono un paio di leve. E ovviamente l'inverno. Oddio! Cosa? Sei attivo? Il mio parkour! Non mi dire che... Sì. Aspetta un attimo, Foxy. Mi sa che tu in quella cassa hai qualcosa che mi serve. Sì. Foxy, io ti devo attivare. Che cavolo è? Sono nati i pupazzi di neve per quanto fa freddo. Qui inizia a far caldo. Veloce. Ci aspetta un attimo. Allora, questo qua lo devo aprire. E poi, ok, vai, prova. Ma non ne manca un'altra. Che cavolo. Ok, non mi faccio domande. Ma non c'è neanche l'inizio. Non la trovo, ok. Prova. Vado, sì. Ma perché sei così scemo? Veloce, che qua c'è un certo freddo. Ok. L'ho fatto. Ok, ora. Ma che cavolo. Ops. Forza, ce la stai per fare, Foxy. Okay, ce la sto per fare. Ok, dai, veloce. Okay, l'ultimo gradino. L'ultimo gradino, okay, perfetto. Sì, cosa hai trovato? L'ho fatta. Una leva, dai, metti la leva. Veloce, che quasi gela. Non faccio a scendere di qui. Veloce. Ok. Sì. Eccomi. Ok. 3, 2, 1, via. Ok, e ora, oh, perfetto. Oh, okay, c'è la mia leva. Dov'è la mia leva? Cosa fa? Ok. Si è fatto qualcosa. Passaggio. E a me, pure a me. Perfetto. Ok. Oh. Sono finito in una cucina di ghiaccio, in una cucina del Polo Nord. Quanti frigoriferi nella mia. Aspetta un attimo, c'è un termosifone, effettivamente fa un certo freddo qui. Aspetta, Foxy, dobbiamo cercare il modo di scappare, ma come? Io mi bevo una bella Coca-Cola. Una bella Coca-Cola? Sì, una Coca-Cola. Ma fa caldo da te? Com'è la situazione? Sì, fa tantissimo Aspetta, caldo. Qua c'è qualcosa, se io giro... Niente, no, non funziona. Sto morendo di caldo. Forse in questi forni, no, neanche. Come si fa ad uscire da qua? Aspettate, la tramoggia. In teoria, nella tramoggia, se io inserisco questo pollo di gallina che ho trovato all'inizio. Si è attivato qualcosa. Ma che cavolo. Sì. Aspetta. Sono riuscito a scappare. Ciao Foxy. Aspetta, mi credi? Ciao. Allora, vediamo qua. Eccomi. Ok, ho trovato anch'io. Aspetta un attimo. Ma questa è una doccia del Polo Nord. Quelle che usano in Norvegia, forse. È meglio l'estate. Ma c'è la lava. Effettivamente. Doccia per quando fa freddo. Entra dentro. No. Io non ci tengo. Io non ci entro nella lava. Te invece. Che sfiga. Io ho tante belle idromassaggio. Senza acqua. E ora mi faccio... Ma come senza acqua? Senza acqua. Ma c'è l'acqua. Senza acqua. Ma c'è l'acqua. Belle idromassaggio. Complimenti. Tu non la vedi? Sei cieco. Sì. Complimenti, Foxy. Mi sa che stai sognando al troppo caldo. Allora, ma che cavolo. Se qua dici? C'è scritto entra nella... Aspetta. È una lava fitta. Sei pazzo, sei entrato nella lava. È nella lava fitta, aspetta. Forse c'è qualcosa qui, Foxy. Io ho trovato il passaggio. Io non trovo niente qua, ma cosa c'è? Non c'è niente. No, non c'è niente. Io ho trovato il passaggio. Sta scendendo. Oh, sì. Cavolo. Ce l'ho fatta. Ma che cavolo. Ma quanti metri la lanciai? Fa tanto caldo qui dentro. Oh, cavolo, però io effettivamente preferisco la piscina, l'estate, niente scuola. Mi faccio un bel bagnetto. Oh, qua ci sono solo ghiaccio e pensa cose. Pensa ad andare a scuola. L'inverno è fede. Un letto del ghiaccio, ma andiamo. Come si fa a scappare adesso? Allora, vediamo. In teoria qua...
ci sono dei blocchi. Che cos'è quella cosa che hai? Non lo so. Una leva! Non serve a niente la leva. Uffa, ma perché? Devo scappare prima di Foxy, ma come? Una leva? Niente, neanche questa leva serve a qualcosa. A cosa servono tutte queste leve? Andiamo, c'è freddo! È meglio l'estate! Foxy, le mie leve non funzionano! Io mi faccio un bel giretto in motorino, Crazy. Io ho trovato il passaggio, vabbè, grazie mille. Ma come? Non lo so, premuto una leva. Aspetta, Crazy! Oh mio Dio, ma qui si ghiaccia, okay, ghiaccio ovunque, alberi. Ah, nel deserto, con una lattina di Coca-Cola, fortunato. Sì, molto fortunato. Allora, qua come si scappa? Forse c'è qualcosa negli alberi, vediamo. No, non c'è niente, ma allora dai, andiamo, qualcosa. Ma si può che c'è solo ghiaccio e nient'altro? Foxy, tu come sei messo in mezzo al deserto? Io mi sto bevendo una bella lattina di Coca-Cola nel mio bel buchetto. No, preferisco il ghiaccio che il deserto. Nel deserto si muore di caldo. Ma qui c'è anche il mare, Crazy, guarda, io posso nuotare. Splash, splish, splosh. Contento tu, contento tutti. Fox, io non riesco a trovare il passaggio. Io ho trovato questa scalinata che mi porta giù. Aspetta un attimo, ma perché ci sono degli alberi? O meglio, alberi? Aspetta un secondo. Che cavolo? Ma di solito negli alberi, o meglio, sotto gli alberi, ci sono i passaggi segreti. Io soprattutto faccio... sulla neve. Mi faccio il bel bagnetto. Sì, fai pure il bel bagnetto. Ma aspetta un attimo. Allora, devo trovare qualcosa sotto gli alberi. Eh? Oh, Foxy? Crazy, stai oltrepassando un albero. No, questo è un albero finto. Cosa? Quindi in teoria sì. Ok, cielo. Ma che cavolo. Che cavolo di stanza è questa? E perché abbiamo amico, due cazzo? Ci siamo reincontrati. No, vai via, stai lontano da me. Aspetta un secondo. Ho una spada di ghiaccio, Foxy. Come una spada di ghiaccio? Io ho una spada di lava. Di lava? Aspetta un secondo. Siamo pari, ciò significa che dobbiamo sfidarci. Ma io non voglio sfidarti. Io sì, odio il caldo. Amo di più il freddo, anche se amo il mare. Io amo il caldo invece. Andiamo al piano di sopra, così vediamo chi vince. Siamo alla sfida finale. Ghiaccio contro lava. Sì, sono pronto. Ti informo che la mia armatura mi dà jump, mi dà speed, mi dà forza, velocità. La mia armatura non mi dà nulla, credi. Perché l'armatura di ghiaccio è il migliore. Sono pronto. Ma perché? Aspetta un attimo. Di cosa? La mia armatura di ghiaccio, la mia spada di ghiaccio si sono trasformate in diamante. Allora è arrivato il momento. Ehi, ti ricordo che ho sempre un'armatura in diamante. Vieni qua. Senti, prendo di faccia fuori. Me la doro. Sì. Il ghiaccio è meglio. Prendi questo e questo. Vai, torna nella tua sporca pozzanghera. Che nervoso. Non riesco più a camminare. Veloce, me la doro. Vieni qua. Dove scappi? Non perché scappare. Perché la mia spada ti dà l'essenza, Crazy. Oh, cavolo. Vieni qua. Più svantaggi. Perché aiuto. La tua armatura di lava funziona meno. Mi sto distruggendo. Vieni qua. Ho perso nel vento. Hai perso nel vento. Vieni qua. Aspettate un secondo, ragazzi. Se Foxy viene di qua, perde l'armatura. Perché il ghiaccio fa sciogliere la lava. È anche crazy. Se è il contrario, vabbè. Vieni qua, Foxy, avvicinati. Sì. Che cavolo succede? E ora che fai, Foxy? Vieni qua. Non ridi più, Non ridi più, vieni qua. Ti faccio secco. Vieni, non scappare. Sì, ritorna nel ghiaccio, Foxy. Ritorna nel ghiaccio. Aspetta. Ho perso! Con mezzo cuore! Mezzo cuore? Ma che sfiga, andiamo! Comunque non lo so. Mi sa che hai imbarato. E voi, amici, cosa preferite? Estate o inverno? Fatemelo sapere iscrivendovi al canale e scrivendolo soprattutto nei commenti, perché sono molto curioso. Crazy, io mi butto. Ciao. Anche se oggi ha vinto l'estate, non significa che l'inverno è da meno. Si può sciare. Si possono fare pupazzi di neve. Vabbè, vado a piangere nell'angolino.